Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Noi abbiamo letto la tua scheda tecnica, perché ogni artista ha una sua scheda tecnica, ha un suo... e a quel punto, più che altro che descriverla io, se dovessi descrivere Irida, chi è Irida secondo te? Come la descrivi? Allora, Irida è una persona molto determinata a seguire i propri sogni, i propri obiettivi in maniera molto più forte, sempre ogni giorno. Irida è una persona, anche un artista, una persona molto creativa e anche molto intuitiva e molto aperta, anche molto creativa, ecco, diciamo, sì, giusto. Soltanto che a volte è paranoica. Cioè, Irida, io sono veramente molto paranoica, nel senso, delle volte cerco di non... di non esserlo, perché magari, che ne so, la paranoia è una cosa che mi butta giù. Diciamo, io davanti alla musica, con la musica mi sento paranoica, perché dico, magari questo pezzo non va avanti, questo pezzo non va bene, manca sempre qualcosa, piacerà al pubblico, piacerà alle persone, quindi sono un po' così. A questo punto parliamo del primo disco di debutto. Come nasce questo brano? Da cosa è tratta ispirazione? E soprattutto, come va questo titolo? Allora, intanto Nemico Mio, il nuovo singolo, che Nemico Mio lo scrissi nel 2017 e soltanto che, ecco, pubblicato adesso, perché secondo me era finita ma non ancora pronta. Infatti dicevo che mancava il tocco di un vero professionista. Infatti ho conosciuto questo produttore e direttore artistico, Andrea Mei, e grazie a lui, diciamo, abbiamo collaborato insieme, abbiamo fatto un grande lavoro per far uscire questo singolo. E Nemico Mio è la parte negativa di me, cioè, nel senso, diciamo che io anzi, nei miei testi parlo sempre in prima persona, come se fosse, diciamo, una sorta di diario. E in particolare, in Nemico Mio spiego come spesso mi capita di sentirmi ostacolata dalla parte negativa di me stessa, e in un certo modo cerco di non farmi opprimere da questa parte. Io lo chiamo io negativo, e l'io negativo non è altro che la parte che dicevo prima, come dicevo prima, la parte paranoica di me, la parte cattiva di me, quella che mi fa sprofondare delle volte, quella che mi fa sentire anche un po' in difficoltà di fronte a situazioni come le canzoni, anche nella vita. E questo singolo ho voluto farlo rivolgere a tutti quanti, a tutte le persone, in particolare però ai ragazzi della mia età, quindi tra 19 e 20 anni. E il messaggio che vorrei fargli arrivare è quello di non sentirsi mai, di non arrendersi mai di fronte ai propri sogni e di fronte ai propri desideri, obiettivi, e di non anche autosabotarsi, perché io sono dell'idea che è molto importante quello che vogliamo. Abbiamo visto un videoclip interessante, da cosa trae ispirazione, come è stato sviluppato, poi sicuramente c'era un progetto iniziale, poi come si è sviluppato poi nella realizzazione. Allora, diciamo che la regista di questo videoclip sono io, perché io ho ideato un po' le scene. A me piace anche molto strafare, no? Strafare nei videoclip, nelle cose, in modo di venire anche chiaramente davanti alle persone. E nel videoclip si vede la parte vestita tutta quanta di bianco e anche di rosa in alcune parti, che sono due colori che un po' mi rappresentano anche. E che sono questo personaggio qua è la parte buona, cioè la parte razionale, la parte dove io ragiono, dico stai calma, funziona tutto, è la grande forza determinata, no? E poi c'è stata la parte vestita di scuro, la parte vestita di nero, che è la parte cattiva, l'io negativo, la parte paranoica, la parte, diciamo, la mia parte cattiva, sì, la mia parte cattiva.
E poi abbiamo visto una copertina particolare con il tuo volto, solo il volto, poi tutto il mondo intorno nero. Questa copertina come nasce del singolo? Così, cioè nel senso io si vede la prima, tu dici la prima parte del videoclip, giusto? Sì, soprattutto anche nella rappresentazione proprio della copertina del videoclip, cioè della canzone che anche su Spotify è presente, e questa copertina prende solo il volto e tutto il restante è nero. Sì, perché diciamo che la vera protagonista di questo videoclip è appunto il nemico mio, la parte cattiva di me. E ho voluto evidenziare questo viso, questo sguardo, no? Un po' minaccioso, un po' ribelle, no? Che sarebbe la parte che più ci trascina, la parte negativa che trascina le persone. E quindi ho voluto evidenziare apposta questo viso così, con queste lenti, con questi occhi bianchi, così. È un po' dark, io non sono dark, lo dico, non sono una persona dark, però ho voluto rappresentarla così, la versione cattiva di me. E invece l'emozione che hai provato, la sensazione che hai provato, visto che comunque quando finalmente è uscito, hai prodotto e inciso completamente il disco, cioè la canzone, l'hai fatta ascoltare ufficialmente questo brano alle persone. Qual è il viso che hai visto di fronte a loro e quello che hai provato tu nel farglielo ascoltare? Allora, io al settimo cielo, perché dico, è il mio primo videoclip, un singolo veramente molto bello, funzionale, orecchiabile. Infatti le persone sono rimaste sempre tutte quante stupite, a bocca aperta, dicevano è orecchiabile, dicono che è orecchiabile, infatti l'ascoltano sempre e la pubblicano ovunque, ma non soltanto perché conoscono me, ma proprio perché loro dicono, guarda, tu sei molto, nelle tue canzoni mi dicono loro, sei molto intuitiva, sei molto creativa. Orecchiabile, perché io sono molto creativa nelle canzoni, cioè nel senso cerco sempre di rendere completa una base, che è Logic Pro X, e lo uso da quando ero piccolina. Io ti dico, ho iniziato a suonare il pianoforte a 7 anni, a orecchio, tuttora suono orecchio, mai preso le lezioni, e infatti mi accompagno pure con la voce, canto, scrivo, ecco, questo qua più o meno adesso si vede bene nel mio studio, che sta a casa mia. E poi ho iniziato a scrivere e a produrre all'età di 11 anni, 10-11 anni. E tutti finora hanno detto che è orecchiabile le mie canzoni, quindi la mia musica. Sono felice per questo. È il mio obiettivo. Invece l'emozione che hai provato quando sei entrata finalmente in uno studio a incidere il tuo singolo, che sicuramente è una cosa diversa che cantare altre canzoni di altri, ma incidere e registrare il tuo singolo è sicuramente diverso. Che emozione hai provato a quel punto? Quando ci hai provato dall'altra parte, il tecnico diceva ok, vai, che ti faceva il segno. C'era sempre quell'emozione e la paura di sbagliare, no? Perché come veramente paranoica su tutto. E sto cercando anche di lavorarci sopra, su questa cosa, perché delle volte la paranoia ti porta giù, no? Invece tu devi essere pronto a tirarti su sempre. L'emozione che ho provato è stata, ecco, la paura di sbagliare, però anche un'emozione veramente molto forte, molto grande. Ero così, cioè non avevo paura, parole in quel momento, perché dico wow, che bello, è veramente una canzone bella, funzionale, e sarà tutto quanto bello pianificato, come lo vorrò io. Infatti è uscito quello che volevo che uscisse, insomma, si è realizzato quello che volevo. Invece, metto che hai partecipato a diversi concorsi, comunque manifestazioni, hai suonato dal vivo, quindi qual è la prima sensazione che hai provato quando ti si è aperta la platea davanti e c'era un pubblico che era destinato ad ascoltarti, non era un pubblico passante, era destinato ad ascoltarti, quindi inizialmente stava in silenzio, ma poi si è emozionata o ha cercato di cantare anche la tua canzone. Qual è stata la sensazione che hai provato poi? Non avevo paura perché quando di fronte a me un pubblico che non conosco, che conosco poco e comunque è pieno di persone, questa cosa non mi mette paura. Anzi, al contrario, mi tranquillizza, mi rende anche con più grinta, no? Con più forza, più voglia di fare, di cantare, fare sempre meglio.
Quindi è bella emozione, cioè, mi sento veramente forte, mi rendono forte loro. E invece, al contrario, con le persone che conosco, mi sento un po' chiusa, cioè, nel senso ho paura, oddio, loro li conosco, chissà cosa penseranno. Invece, con un pubblico così, è veramente molto bello. Mentre quando sei sceso al palco ti hanno chiesto qualcosa, ti hanno fatto solo complimenti, oppure ti sei accorta che qualcuno ti voleva fare qualche domanda, ma in realtà poi si sono fermati, forse titubanti, e ti hanno soltanto fatto i complimenti. Ti sei accorta di questa sensazione o che cosa hai provato in quel caso? Allora, tutte e due le cose. C'è chi mi ha chiesto come è nata questa canzone, da quanto tempo hai iniziato a scrivere, a produrre, ma fai tutto quanto da sola? Che talento, insomma, così, no? Invece gli altri magari volevano fare qualche domanda, però avevano paura, e quindi, perché magari, non so, avevano paura che la domanda fosse ovvia, ma non è così, perché è giusto sempre chiedere. Però mi hanno fatto veramente molti complimenti. Tutti quanti sempre quasi st le stesse le risposte, e orecchiabile, bella, bello. Poi tanti mi hanno fatto anche complimenti sul fatto che io sul palco mi muovo tanto non nel senso che faccio troppe cose, ma sono molto interpretativa quando canto. E ti hanno chiesto gli autografi? E Ancora no. allora, Però no, quando succederà, dopo ci racconterai che sensazione prova. Ricordati una cosa fondamentale: portarti il pennarello. Pennarello è importante. Come nascono le canzoni? Nascono prima la musica, nasce prima le parole, oppure nascono insieme? delle volte nasce prima la musica, delle volte prima il testo, dipende, io lavoro un po' così, dipende da quello che mi esce fuori al momento. Vengo qua dentro in studio e dico, aspetta un po', qua parto sempre dal ritornello, quasi sempre dal ritornello. Ok, poi aggiungo la strofa, poi l'altra strofa, di nuovo ritornello, special, chiusura, oppure parto direttamente dal programma Logic, dal computer, dalla base, dipende. Tipo una canzone che sto facendo adesso, che ho iniziato ieri, che in teoria è finita, io ci metto subito ci metto una giornata intera per fare una canzone, però già più o meno la finisco. Tipo ieri sono partita direttamente con la base. In parte tu descrivi un pochettino nelle tue canzoni il tuo mondo, ma in realtà a questo punto ti faccio una domanda un po' più complessa. Le canzoni sono una parte della vita reale o una parte di una vita ipotetica e fantasiosa? Sia ipotetica e fantasiosa che reale. Alcune scene, alcuni fatti sono reali, realmente accaduti, e altri invece sono così, inventate, perché come dicevo sono anche molto creativa, no? Quindi un po' invento, un po' racconto quello che mi succede attorno, quello che mi è successo, che mi succederà, metto le mie emozioni, metto un po' di tutto. C'è qualche artista a cui ti ispiri e ti ha dato anche musicalmente, ti ha fatto crescere? C'è? Allora, di artisti internazionali mi ispiro molto a Ed Sheeran e The Weeknd e anche Dua Lipa. Invece qui in Italia Marco Mengoni. Marco Mengoni, a parte perché l'ho sempre seguito durante il suo percorso artistico, diciamo che sono anche una sua grande fan. Poi un altro artista è Blanco. Blanco perché mi piace. Anche come si atteggia sul palco. Lui è molto carico, diciamo, dice tutto quello che pensa, secondo me. E, infatti mi sembra aver letto una volta che lui disse: io quando canto non canto con la testa, ma urlo con il cuore. E questa qui è una cosa che mi ha presa. Quindi Blanco e Marco Mengoni sono per adesso le mie del momento, i miei personaggi a cui più mi ispiro. Sono due mondi diversi, però. Fanno parte un pochettino del tuo mondo. È più facile
togliere le parole in una canzone e rendere il testo un pochettino molto più lungo, oppure è più facile sintetizzare e rendere al minimo quelle parole in modo da dare un po' più peso al senso logico della parola, della canzone e dare più risalto anche alla musica. Sì, ovvio, sai che io sono molto diretta nelle mie canzoni. Cioè, io sono proprio moderna nel mondo di oggi, no? Diretti, semplici nelle canzoni, in modo tale che cioè, molti artisti si impegnano a far arrivare subito le persone. Quindi, non so, io sono molto diretta. In teoria metto le cose più importanti subito. Non ci giro intorno, non tolgo le parole, vado direttamente al punto, sono diretta. Invece pensare poi di fare anche brani in inglese per poter essere un po' più, diciamo, internazionali, c'è lo studio. Io ho già fatto diverse canzoni in inglese e ad esempio una canzone è già uscita in inglese, è stato il primo singolo che ho fatto uscire, però non ho girato il videoclip perché ancora non avevo conosciuto questo produttore. E anche quella base, quella canzone l'ho fatta io, tutta quanta, registrata, prodotta, scritta, tutta quanta io. L'ho pubblicata nel 2019. Si chiama See What I've Become. Guarda cosa sono diventata. Parla un po' di bullismo, perché io alle superiori, in particolare in seconda superiore, ho sofferto un po' di bullismo. E ho visto anche persone stare nei miei panni e subire certe cose. E quindi mi sono sfogata alla musica e ho scritto questa canzone. E l'ho cantata anche quella di con Canori, mi hanno fatto i complimenti, mi hanno fatto dei riconoscimenti speciali e è bella anche quella, sempre stile pop, perché io sono di genere pop. E un consiglio che daresti a un tuo coetaneo? Come? Un consiglio che daresti a un coetaneo inerente alla musica? Secondo me di non lasciare mai le cose per lui all'ultimo momento, cioè nel senso cogli l'attimo subito, realizza quello che vuoi realizzare, segui sempre il tuo obiettivo, il tuo percorso e non mollare mai nonostante le paranoie, le paure, ciò che ti accade intorno, le persone, i giudizi negativi, sempre andare avanti. Oltre alla musica, abbiamo capito che fai anche l'attività che attrice. Sì, io oltre ad essere una cantautrice sono anche un'attrice. Infatti ho girato anche un cortometraggio nella mia zona, qui a Macerata, che si chiama Nerina, e ho girato anche un videoclip per Einar, ex partecipante di Amici. Spero di entrare anche io da Amici, tra parentesi. Una notte di agosto si chiama il brano di Einar. Poi ho frequentato la musical per 3 anni. E questa attività di attrice mi aiuta anche molto ad interpretare, a avere anche una presenza scenica pronta per la musica. A me piacciono entrambe queste attività, il mio sogno è diventare sia cantautrice che attrice. E allora c'è il mondo dei talent, tutti i talent in generale, sono un modo per far crescere oppure un po' limitare i giovani musicalmente? Secondo me è un modo per far crescere, e soltanto che è un mondo anche molto difficile perché ad entrare in questi talent ci vuole veramente qualche spinta. E spoiler, l'anno scorso ho provato ad entrare ad Amici e mi hanno fatto veramente molti complimenti. Mi ricordo che molti concorrenti se la presero con me perché mi chiesero: ma quante canzoni hai portato? Perché stare così tanto tempo lì insieme a loro? C'era anche un po' di invidia, diciamo, no? Perché tra concorrenti della musica è molto difficile. E mi ricordo che avevo cantato insieme a Alberto, che ha vinto Amici 2 o 3 anni fa, mi sembra. E suonai e cantai con lui. È stata un'emozione bellissima. Lui è altissimo, anche se non sembrerebbe. E poi ho provato anche tralasciando Amici, ho provato anche Sanremo Young, però il problema è che lì ero senza produttori, manager, ora sto conoscendo pian piano, sto
sto cercando di conoscere un po' ovunque, anche diversi artisti per farmi conoscere anche, perché è un grandissimo aiuto, anche se non sembrerebbe, però è veramente un grandissimo aiuto. Ed è anche una soddisfazione personale, perché io veramente lavoro tantissimo. E soltanto che ci vuole anche un po' di fortuna, un po' di spinte, un po' di sprono. E io sto trovando, sto cercando, cercando e trovando. Seguitemi, condividete la mia musica e speriamo di rivederci presto, magari su un palco dove ci sarò io a cantare le mie canzoni, speriamo. Perché no? Ricordiamo poi i tuoi indirizzi, social, e tutt'altro, Spotify. Allora, le canzoni in ogni piattaforma digitale, poi il videoclip lo trovate su YouTube di Nemico Mio e mi chiamo Irida Nasic, nome d'arte Irida, perché tanti mi hanno chiesto se Irida fosse il mio nome d'arte, in realtà è il mio vero nome, però adesso lo considero anche nome d'arte. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.